bellissima libreria, molto bella, con anche una delle case di sotto i portici, sì. In cima sono in parte alta, è affrescata, e anche dentro sono affrescate, dentro in curia, nel senso le hanno ristrutturate senza farci emergere, quindi ci sono proprio dei pezzi. Ma la cosa incredibile è che da lì lo si vede bene, poi il vicolo è abbastanza stretto, la casa di fronte, per una questione mi dicevano di eredi che non hanno mai diviso, è una casa della stessa epoca, quindi siamo nel 1400-1500, la prima edificazione, poi il piano successivo, con affreschi che vedi bellissimi fuori e anche dentro tutta affrescata, ma senza infissi e in piena fioritura, quindi di mamma di mia, perché mamma mia, una casa del con affreschi di questo, cioè appunto anche lì il tipo è questo. Come... Che strana l'illuminazione, cioè questi pannelli, questi specchi, poi sono... Sì. Cioè non sono luci, sono specchi, quelli lassù. Sono specchi, sono specchi ustori, per i relatori che rompono le palle. Sono essere orientati. Beh, poi quando oggi torniamo in macchina voglio parlarvi di una cosa che mi ha letteralmente sdegnato, poi ne parliamo, perché mi sono proprio incazzato. Sì, sì, sono lì. Se in questo è già chiuso oppure deve essere ancora? Quello ottobre? Sì. Vediamo, è chiuso praticamente. Lunedì mattina c'è l'Alessandra a 2 ore per mettere a posto quelle cose giusto nel giorno. Sì, perché poi l'ho fatto un po' più lungo, ma penso che ci siano 1000 battute. Poi mi sono fermato, ho detto qui. Allora, è sempre così. Fa su come l'orbo, che voi vado in cito per farlo come sa, due per farlo finire, non lo so. Vabbè. La seconda parte, ci sono ancora, mancano delle mie cose, ti mando, non ho tempo. Il pezzo, quello della Carla Ida, un po' soffocato, cioè il motivo... bene, lungo per un po' rispetto a come la pagina era tantissima, era molto molto lungo, quello sulla Daily. Ah, interessante questa cosa, no? Come l'ha fatto? L'hai letto tu? Sì, 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 l'ho letto. Lo vedo domenica prossima. No, non ho la letto, Carletta. Non ho letto il saggio, ho letto il, diciamo, la sua recensione a questo saggio. Mm. Scritto l'altro giorno perché fra l'altro voleva che facessi un pezzo per la rivista,
adesso stavo un po' pensando che taglio dare, perché lei voleva ovviamente una cosa che fosse legata ad un possibile anche, come dire, utilizzo per gli insegnanti. Allora, secondo me, pensare un attimo a questo tema della memoria, da un lato, no? E dunque poi di possibili fonti non convenzionali, potrebbe essere, no? Tu avevi letto questi articoli che non mi sono piaciuti, però lui mi piace sempre, ma questa volta non mi è piaciuto, questa serie di questo viaggio che ha fatto di Rumiz. Io non li ho tenuti perché poi vabbè, tanto li tengo, poi finisce che li butto via dopo 2 anni, perché però per esempio Pino li ha tenuti tutti. E è uscito un CD, però l'ho comprato ma non l'ho ancora visto, e lì alcune cose, ti dico, non mi è piaciuto questo viaggio, però alcune cose interessanti secondo me ci sono. Faccio viva la cosa e poi iniziamo. È lì che adesca le persone. Chissà che cosa. Venghino, signori, venghino. Buongiorno a tutti. Si sente? Sì. Tanto sì. A nome dell'Associazione Giochi Antichi vi do il benvenuto e do in particolare il benvenuto ai nostri relatori, che sono strettamente connessi alla rivista Andersen, che è quella che avete qua, e vi sono alcune copie qui distribuite che potete prendere. Ringrazio anche il Comune di Verona e la direzione della biblioteca civica che ci offre gli spazi, e passo la parola a chi comincia. Anselmo. Buongiorno innanzitutto e grazie per essere qua con noi. Per noi questo tavolo, per noi è un po' una redazione, nel senso che Walter Focchesato, Martina Russo ed io lavoriamo insieme ad Andersen. Andersen è un mensile, l'unico mensile che in Italia si occupa di letteratura per ragazzi. L'unico mensile, perché appunto la periodicità mensile anche in Europa su questi temi è assai rara. Siamo un paio di riviste in Europa che mese per mese proviamo a raccontare e raccontiamo la produzione editoriale, l'illustrazione, la letteratura rivolta ai ragazzi. Non lo facciamo però con i ragazzi questa cosa qui, ma lo facciamo rivolta proprio agli adulti, a tutte le persone che in qualche modo sono mediatori di lettura e promotori del libro e della lettura, quindi i genitori, ma principalmente gli insegnanti, i bibliotecari e chi sui territori promuove percorsi proprio per avvicinare i bambini e i ragazzi, perché come sapete insomma, la produzione editoriale per ragazzi è una produzione che comprende ormai da 0 a oltre 18, non solo 18, quindi con una messe di titoli molto molto vari, dai libri 0-3 anni cartonati fino invece alla narrativa per gli adolescenti.
Oggi siamo qui, ospiti del Toccati, invece per parlare non soltanto di storia, ma anche di contemporaneità della letteratura per ragazzi legata alle bande. Walter Focchesato ci condurrà in un percorso più storico dentro l'illustrazione, dentro il tema principe, che è anche l'occasione per parlare oggi di bande, che sono i ragazzi della Via Pal di Molnar, e Martina Russo invece ci porterà nella produzione contemporanea. Vedremo insieme se e come le bande fanno ancora parte dell'orizzonte narrativo e quindi dell'immaginario dei lettori contemporanei e degli scrittori che per questi lettori scrivono. Io volevo iniziare però provando a ragionare con voi su, perché poi Martina ci dirà come le bande vengono, Martina Russo ci dirà come le bande vengono declinate oggi. Io volevo iniziare con voi invece proprio a ragionare un po' sull'idea di banda e sull'idea di infanzia. Lo vedremo, i titoli, I ragazzi della Via Pal, La guerra dei bottoni, sono contestualizzati in un momento preciso della storia. È un momento della storia che grosso modo va, e lo troviamo anche in altro tipo di narrazioni, tra ben dentro la seconda metà dell'Ottocento e grosso modo la Seconda Guerra Mondiale. È il tempo forse nella quale la cosa sulla quale volevo ragionare con voi è forse proprio il tempo nel quale l'infanzia per la prima volta si riconosce come classe a sé stante, come gruppo, come portatore di interessi, come gruppo di persone che ha la possibilità di riunirsi. E perché sono successe delle cose, lo vedremo poi attraverso magari qualche testo, anche di quelli che non immediatamente chiamano in causa l'idea della banda, come nel Pinocchio, ad esempio, e siamo prima delle narrazioni sia di Molnar che di Pergaud, anche nel Pinocchio compare una battaglia tra monelli. Che cosa succede in quel periodo storico che cambia? Sappiamo che intanto l'idea di infanzia cambia nel corso dei secoli e nel corso della storia, e sicuramente l'Ottocento è il momento nel quale l'idea di infanzia inizia a fissarsi rispetto a come la conosciamo oggi nella contemporaneità, quindi come un'età che ha bisogno di cura, come un'età pienamente evolutiva e quindi che va accompagnata all'età adulta attraverso dei percorsi che sono ad esempio quelli della scolarizzazione e dell'alfabetizzazione. È una età che va protetta per la prima volta nella storia dell'umanità, parlo sempre ovviamente di società occidentale, del nostro contesto culturale, che per la prima volta viene protetta dall'idea del lavoro. L'Ottocento è il momento nel quale le legislazioni europee, vedremo magari un esempio con l'Italia, di pari passo va la legislazione di contrasto al lavoro minorile e la legislazione dell'estensione dell'obbligo scolastico. In quel momento, e grazie anche a questa cosa della scuola pubblica, non a caso in questi due romanzi di riferimento il contesto, non solo il contesto territoriale di quartiere, ma anche l'occasione di avere un luogo come la scuola che crea gruppo, come anche nel passo del Pinocchio che vi leggerò tra poco, diventa l'occasione per i bambini per stare insieme, sì, in strada e con tempo libero, perché liberi dal lavoro, ma anche riconoscendosi perché frequentanti gli stessi spazi di socializzazione. Quindi una socializzazione che non è soltanto più familiare e di contesto stretto, ma una socializzazione che inizia a diventare, nei centri urbani soprattutto, legata al quartiere. Ma non dissimilmente anche nei centri rurali, le diverse frazioni, in base un po' alle diverse regioni d'Italia, la diversa organizzazione contadina non si sta più soltanto col cerchio stretto della frazione, della borgata, della corte, della famiglia seppur allargata, ma si va verso il centro municipale, verso la scuola, e si creano da un lato alleanze, dall'altro lato rivalità. Le vedremo poi come si sviluppano anche in letteratura. Mi sono fissato qualche data che volevo condividere con voi proprio
per capire insieme com'è questa scalata storica. 1859, quindi siamo prima, 2 anni prima dalla proclamazione del Regno d'Italia. Ho preso a riferimento la legislazione sabauda, quella del Regno di Sardegna, che in qualche modo anticipa e poi raccoglie le altre legislazioni e diventa la legislazione del Regno d'Italia. Nel 59 non solo c'è la legge Casati che per la prima volta prevede l'obbligo scolastico di un biennio, di 2 anni di scuola. Tutti i bambini dovevano compiere 2 anni. Altro conto è poi ancora per molti anni in realtà l'obbligo scolastico sarà evaso, ma lo Stato si impegna, e il Regno d'Italia fa propria questa legge ampliandola qualche anno dopo, nella costruzione delle scuole e nel prevedere un biennio di scuola comune, quindi di gruppi di bambini che hanno l'occasione di stare insieme. Dello stesso anno è la prima legge sarda, quindi nel contesto delle legislazioni italiane, di contrasto al lavoro minorile. Una legge di contrasto che nella nostra percezione contemporanea la sentiamo molto molto leggera, perché per la prima volta viene vietato il lavoro minorile ai minori di 10 anni nelle miniere. L'unico contesto nel quale i bambini non possono lavorare sotto i 10 anni sono le miniere. Questa legislazione in realtà va più lentamente di quella dell'obbligo scolastico, che invece giunge a compimento insomma, nel 1912 con la legge Orlando si arriva ai 12 anni, quindi con un impianto che poi ci porteremo dietro ancora a lungo. Con la legge Gentile del 23 arriviamo ai 14 anni, quindi insomma sapete che l'obbligo scolastico è stato invece poi ampliato solo di nuovo recentemente. Invece la legislazione sul lavoro minorile non trova praticamente sistematizzazione fino a, di fatto, l'Italia repubblicana, l'Italia della Seconda Guerra. Mentre ci sono una serie di indicazioni, seppur molto ampie, già negli anni precedenti. Nel 1907, e ci avviciniamo alle date del Molnare, alle date di Pergaud, nel 1907 c'è un testo unico che inizia a regolare sempre appunto con una prescrizione abbastanza blanda rispetto alla nostra idea, perché si vieta per la prima volta il lavoro ai minori di 12 anni e nelle occupazioni pericolose, e si chiede che entro i 15 i bambini possano lavorare soltanto se muniti di certificato medico, cose abbastanza banali e molto lontane dalla nostra idea di infanzia. Che cosa succede? Che cosa c'entra questo inizio di scolarizzazione e questo invece inizio di protezione del lavoro? Inizia a creare la possibilità per i bambini e per i ragazzi di avere dei luoghi, degli spazi di tempo per mettersi in banda. La banda, il gruppo diciamo di coetanei, attraversa tutte le epoche storiche. Esistono esempi prima, esistono esempi successivi. Il gruppo di aggregazione tra pari trova forma in ogni epoca storica, ma in quell'epoca storica diventa la banda quella che conosciamo poi nelle opere letterarie che esamineremo in prima battuta. È la banda che fa dire a un giornale genovese del tempo: i monelli sono il tormento di tutti i centri popolati, è cosa vecchia. Siamo nel 1886 e è il primo di una serie di articoli che sono stati presi in esame da uno storico locale per Genova, ma varrebbe analogamente per qualsiasi centro italiano, prevalente urbano, prevalentemente centri urbani, ma non soltanto per quelli, dove i monelli, quelli che a Genova si chiamano battusi e in ogni contesto regionale hanno un loro nome, irrompono sulla scena della vita sociale. I battusi, i monelli ricorrono, nel senso che già il balilla, poi ahimè mal usato dalla storiografia italiana, rappresenta comunque un elemento di ribellione, e lì siamo invece nel 1700, è sempre un popolano genovese, un ragazzo genovese che si ribella all'invasione austriaca e, raccogliendo un ciotolo e lanciando questo ciotolo verso i soldati, dà via a una rivolta. Le battaglie dei sassi diventano una delle
le battaglie anche con i sassi diventano uno degli elementi ricorrenti di questi scontri tra bande, bande che si cambiano e si spostano anche rispetto alle alleanze. Molte volte sono bande coincidenti con il pezzo di via, la nuova edificazione, la casa popolare, piuttosto che di frazione, di borgata, ma e sempre i giornali di tardo 800 genovese registrano alcune sollevazioni, potremmo dire, popolari, di bande che si uniscono contro invece ad esempio l'amministrazione comunale. Sono i momenti in cui si inizia a diffondere in Italia il gioco del pallone e mentre già praticato era diffuso, erano la lippa, le amministrazioni comunali iniziano a vietare l'uso degli spazi, dei campi per questo tipo di occupazioni perché d'intralcio all'attività, ai carrettieri, alle persone, perché i ragazzi occupavano gli spazi. E allora in due diversi momenti storici, nel 1877 e nel 1879, quando ci sono le prime due delibere comunali contro questo tipo di giochi in piazza, le bande si uniscono e vanno a prendere a sassate. Non si prendono più a sassate tra di loro sul greto del fiume, ma iniziano a prendere a sassata la sede dell'amministrazione comunale con interventi di polizia. E anche lì l'infanzia dei ragazzi, perché sono bimbi che vanno dai 7 ai 12 anni, tendenzialmente questi Batusi di cui vi sto parlando, sono molte volte proprio micce a motore anche sono fortemente in connessione con il mondo adulto e quindi anche la ribellione poi si estende al mondo adulto. Vi leggo il passo di Pinocchio, un passo di Pinocchio. Ora avvenne che un bel giorno, mentre camminavano verso scuola, si incontrò un branco dei soliti compagni che, andato all'incontro, gli dissero: «Sai la gran notizia?» «No», rispose Pinocchio. «Qui nel mare vicino è arrivato un pesce cane, grosso come una montagna». «Davvero?» dice Pinocchio. E insieme vanno a vedere questo pesce cane in riva al mare. Pesce cane che in realtà in quell'occasione, anche se poi comparirà e sapete come nella storia, sarà una burla dei compagni per prenderlo in giro. Ne nasce una discussione che allora i ragazzi, indispettiti di non potersi misurare col burattino, uno a uno, a corpo, pensarono bene di metter mano ai proiettili e, sciolti i fagotti dei loro libri di scuola, cominciarono a squagliare contro di lui i sillabari, le grammatiche, i giannettini, i minuzzoli, i racconti del Tuari, il pulcino della bacina e altri libri scolastici. Ma il burattino, che era d'occhio svelto e ammaliziato, faceva sempre civetta a tempo, sicché i volumi, passandogli di sopra al capo, andavano tutti a cascare nel mare. Intanto il combattimento si infuriava sempre più, quando ecco che un grosso granchio, che era uscito fuori dall'acqua e si era adagio adagio arrampicato fin sulla spiaggia, gridò con una vociaccia di trombone infreddato: «Smettetela, birichini, che non siete altro. Queste guerre manesche tra ragazzi e ragazzi raramente vanno a finir bene. Qualche disgrazia accade sempre». Tanto che, vi lascio poi il piacere di continuare queste pagine, tanto che la disgrazia è incombente, perché uno di questi tomi, il tomo di aritmetica, non casualmente forse, di Pinocchio, va a rischiare di far morire Eugenio, uno dei ragazzi della compagnia. Quindi il Pinocchio, non siamo assolutamente in un romanzo, che in un racconto che mette in scena le bande, eppure questa dimensione che vi dicevo, che stava interessando fortemente tutto lo spazio e il tempo di aggregazione giovanile, rientra anche nel Pinocchio. Il Pinocchio, siamo a 1881-83 quando lo viene scritto e pubblicato, prima a puntata e poi raccolto appunto in volume da Collodi, sono gli stessi anni di quelle rivolte, di quelle sassaiole che vi raccontavo avvenire a Genova e avvenire in altre parti d'Italia. Pergo, nella sua Estate dei 12 anni, nella Guerra dei Bottoni, di fatto ci racconta un tempo che poi non è molto lontano, perché Pergo, se non ricordo male, era dell'82, quindi i suoi 12 anni verosimilmente erano 94, quindi siamo sempre in quei tempi lì. Come vedete,
ci spostiamo in Francia, ci spostiamo in Austro-Ungheria con Molnar, ma lo sviluppo europeo sia dell'organizzazione dei tempi vita e quindi anche dei tempi dell'infanzia e dell'organizzazione dell'infanzia vanno di pari passo. Tanto che mi è stato più difficile trovare dei dati di riferimento per l'Austro-Ungheria, perché ahimè gli stati quando non esistono più, poi anche le loro storie, ci sono dati molto dettagliati ovviamente sull'Ungheria e sull'Austria, ma più difficile trovare documentazione. Ho trovato la tesi di una ricercatrice tedesca che è Elisabeth Fuchs, che ha fatto una bella ricerca su proprio su lavoro minorile e scolarizzazione in Austro-Ungheria, quindi tra 1867 e la Prima Guerra Mondiale, che metterà termine a quell'esperienza storica, e i tempi sia delle legislazioni scolastiche che della legislazione sul lavoro minorile sono analoghi anche per la parte dell'impero dell'Austro-Ungheria. C'è una prima convenzione nel 1906 e una prima legislazione che dà più tempo libero ai ragazzi proprio nel 1907, quindi siamo proprio anche negli anni di pubblicazione del romanzo. Io con questa prima sguardo sulle bande dei ragazzi, su che cosa sono, perché poi magari ne parliamo in un secondo giro, ne condividiamo, poi da lì, e forse proprio con, non solo con la fine dell'esperienza storica dell'Austro-Ungheria, ma con l'esperienza storica della Prima Guerra Mondiale, la linea di sangue e di orrore rappresentata da quella prima guerra cambia molti paradigmi anche nell'organizzazione della vita dell'infanzia, sia negli stati democratici, sia negli stati che da lì a poco avranno strutture dittatoriali. L'organizzazione dell'infanzia passa o da associazioni libere o da associazioni irregimentate, ma scompare quella dimensione, quindi inizia forse anche a rallentarsi quella dimensione di banda nella letteratura, perché i bambini e i ragazzi non godono più di quelle iniziali, la scuola inizia a allungarsi sempre di più, essere sempre meglio organizzata, il lavoro minorile viene sufficientemente tutelato, ma compaiono appunto altre forme di organizzazione all'orizzonte che rendono diversa la gestione degli spazi e dei tempi del gioco dei ragazzi, anche se poi tutti i gruppi di coetanei nelle diverse epoche, lo vedremo forse nell'intervento successivo, ancora successivo di Martina Russo, poi i gruppi di ragazzi insieme stanno e insieme quindi trovano modi di combattersi, di contrastarsi o di fare alleanze utili a contrastare l'esterno in tutte le epoche. Grazie, passerei a Walter Focchesato la parola e continuiamo questo viaggio nelle bande. Casualmente Bocca diede un'occhiata all'interno della baracca e notò appoggiati alla parete strani strumenti, dischi di latta verniciati di bianco e rosso, simili a quelli che i cantonieri agitano davanti alla loro casa quando passa il diretto, poi un treppiedi con in cima un tubo di ottone e dei paletti tinti di bianco. «Che roba è questa?» chiese. Jano guardò anche lui. «Questa è roba del signor ingegnere». «E di chi è ingegnere?» «E del signor architetto». Bocca si sentì il cuore palpitare. «Un architetto, che cosa vuole qua?» Jano tirò una boccata di fumo. «Vogliono fabbricare qui?» «Sì, lunedì verranno gli operai per scavare qui al campo, faranno la cantina, le fondamenta». «Che cosa?» esclamò Bocca. «Qui costruiranno una casa». «Già», rispose il boemo con indifferenza, «una grande casa a tre piani, la fa costruire il proprietario del campo», e poi entrò nella sua baracca. Bocca si sentì mancare, ora sì che gli sgorgavano le lacrime. Di corsa si precipitò al portone, fuggì da quella terra infedele che aveva difeso con tanta passione, con tanto eroismo, e che ora li abbandonava per prendersi sulle spalle per sempre un palazzone d'affitto. Sul portone si volse ancora una volta come chi abbandona la patria per sempre. Il grande dolore che lo opprimeva era alleviato da un solo pensiero. Il povero Nemesek purtroppo non era vissuto tanto da ricevere la delegazione del